quelle natali. È fatto, io. È giù fatto un sicciliegli, ecco. Che a Lucca sta maniera. A colla per i suci che sei a ca, chi l'ha pigliato? Chi l'ha pigliato? Io non so chi l'ha pigliato. Tu vizi e tu carro, papia, non vuole vado e non vuole vado. Beh, ma chi te la tocca? E che sei bello. Gli altri giorni per riettare puti tu che stai a mannasiava, lo con dentro. Il manachiglio, pure ce lo giungo. E allora pigliatella qui se non ci spotta a noi, ma piace. Giulì, te. Un sicciliegno per la prole, è già prontato, dai, portati gli alla. Mo' con che lata buatta più piccola, non faccio un altro per frate mutatone. Oh, e che ci fai a fa? Chi gli arraggia sempre qua? Ha mangiato questo, quando se ne fa? Vuol dire, quando se ne fa, avrora te a due a buttare. Mo' ingrassassi i porci, se fosse per la prole e frati tu. Ma chi gli è isso solo, che da fa? Oh, e allora non parla. Quando si tratta di fratimo, ci metti sempre la tua. Spesso è lui quando non si sposa. Ah, che sei, ah. Era io me ne vado là. Giulì. Rana voce a Giulia e le figlie, dai. Rana voce a Giulia e le figlie, si ci sta rendo. O voglio lì alle figlie, che le figlia solo a me. Singe salo, dice la mamma e lo fai già ma. Uno, mi vudruen. Uno, ma quello con la pizza, che sta solo mastici per riparare la camera d'aria. E cammina, va a pigliare. Uno, ma quella era giusto un poco, e non era manco buona, e lottare. Io lo dico sempre, che cacca giorno hai visto stamani te la giungo, e te la giungo, ma i guanta, te già dice che quando già sto un chicca, non ci trasì. Ma io ci sono trasito solo per mi pigliare mastici. E quando non ci sono chi, non c'è venuto. Uno, mamma che state a fare? E lui che sto a fare? Sto a fare un cinciubato. Come chi che resta a mamma? Guaglio, caccia manco pure due capuzzini e fierno. Uno, io non me l'ho più pigliato, me ne piace solo un capuzzini. Avrei come mi ha fatto te cavi? Uno, te ne sono una perché camera d'aria. E che ci hai fatto con la camera d'aria? Niente, così, ma se qui, a tenete. Ce la fa una freccia per uccidere l'aucerto. Cammina! È asciuto che da fa la freccia per uccidere l'aucerto, lo cammina. Voglio uno. Non ti scordare che è più tardi, mi hai accattato la sigaretta. Poi non mi la camera da e non ci va. E tu ti presenti. Un indiato scappi vieni che ti va con truen. Uno non sta loco. Sì, non sta loco. E vieni, vieni. Ehi, Austi, tu che stai? Casti. Noni, sono trasuta così. Volevo avere un inno, voleva far fare un servizio, capi? Voglio far ficcare sotto che la staluccia sotto il forno. Mi fa cacciare le due bottiglie che sono rimaste. Che mi avvicina quando pitta, voglio vedere se mi ci fanno una strizzata di cauce, capi? Nini, non le mi fa. Ci ti do, ma no, tengo un'altra cosa da fare. Ia, ma tu che ci vuoi, bella zitio? Ia. Lo facciamo un'altra volta. Oh, e noi subito facciamo, tu poi lo sai che ti sei un dolutena. E se io lo faccio, poi chiamerò. Ti vuoi dare una mazzettella?
Cammina, cammina, ma ce la fa. E così il mazzotello. E se non marato, io non ci va. Ehi, guarda va, volevo buscare i cazzo a sto cecchino. Che sei, che tu sei abituato a questo mazzatello, io sei abituato a malamente. E che già fa, che già fa? Che non si non va così in giù, e mo ci usci che non sono vezzeglio. Oh, mamma mia. E tu quello è che cosa? Rimmella a me. Poveremma si lo fa, rimmella a me. State zitto, me. Lui che ha esso. Che no. Fa, usfissi? Che giunto lo fa così? Oh, dale qua, oh, come erano le rossa, così è venuto pure un picco. Che ma fa? Che la così succede? Zaravazzate e basta. Agusti! Sta sempre qua. Virica! Che adesso è cosa? Lo faccio, il bustiero mi ha fatto firmare. E robe avvocato? Senti, io ho visto sullo studio legale. Ma forse che cosa era domanda di pensione tu? Che io l'avvocato non dice che tu lo faceva sapere. Viraro, bevi. Viraro, vedi? In giacogna. Viri. Daccio lei. Ma che viraro, vedi? Non c'è vero niente, qua. Allora, rana voce uguaglia uno, la facciamo lei già isso. E allora, mo va a cabreria. State a fare papà pensione a tu? Stiamo a fare assimo croce una poca invalidità. E mo conosciuto un avvocato di Caserta che sa sta a fare tutto isso. Sì, che? E sta bene, va da buona speranza. Pare che si sta impegnato, dopo. Ma già gli è avuto voglia due o tre volte. Sta fotta, basta che vedere quello che da fare. Sta avvocato me gli hanno fatto conoscere a Tiano, dopo i coltivatori di rete. La dice che la pensione è invalidità, l'ha fatta pigliare a Parigi. E voi stategli sempre a guaglio, che è sempre buona a tenere questa conoscenza. Toto. Ma se verissi sta avvocato con me a crianza, sarà sempre un sacco di spiegazioni. A me già mi ha fatto passare due visite mediche. Ma proprio là, hai capito? Ti pare che chi gli pone da fa mangiare pure un mio che mi ha passato la visita. Che fa? Verissi si fanno scorgi. Però mogliere da manco niente, marite. E tu scorgi a quella. Tato, che sei da mettere Tato. Questo non è da sapere nessuno, hai capito? Oh, senti chiste! Ma perché fossi che te ne stavo cara aperta, è così! Non è da sapere nessuno, va a sbrubbichenni! Austi! Che sto cavagliolo non ci sta! Senti, ma vaga tu, i ducci, avremmo se ci capisce che cosa è! No, no, lascia stare, quando vai cavagliolo lo facciamo leggere isso! Ma sai che io fa? Arriva Domenicucci, e vieni perché l'ha avuto! Vieni sì, ma così! Oh, ce l'hai tu che rimane in mattina e da venire a impresa? Quando ce lui c'è? Vinne la giuvista proprio oggi, capì? Ma quando è oggi ce va e ce lo va a dire? E allora avvisa pure figli da più piccolo. Ricello che rimane ci sta che fa? Sì, non poi ce lo rigo, sì. No, poi facciamo che chi se ne scappa là e chi se ne scappa a qua. Rimane ci sta che fa, senta coglie l'uva. E se capisci le da capire pure essa. Che la moglie rossa c'è, non vale per uno, ci aiutiamo, ma subito facciamo. Dodò. E là, lui assai. E cattra, quando ne è? La vita sta a così, ui. La chissà se ce la facciamo con una giornata. Io me ne vago, Dodò, io me ne vago. Aspetta, giorni, ma me ne vengo pure, altri ci faremo. E cazzo, mi faccio un po' che va, avvocato, a un anno, l'uva mia, e dolce con malumena. E già fanno beccherielli e vino che da fare suscita i muri. Altri che te lo posso andare a guardare per fare i muri. E buono solo per sentire la messa. Che io facciamo fa sempre così. Rischi che aveva due nonni e poi se ne va a fare zia. Ma mo che mi sarà di rai, ma senta. Idu, ma che c'è? Non ci sente più. Perché dici? Aveva voglia giammai. Io veniva a cura a te. Ha già portato, se ce l'avrò ora, l'ha già piata a caffora.
Ma che non ci sta nessuno, i due non ci stanno. Sì, sì, che ne sanno? Voi l'avete visto, io sono arrivata. E tu, ma tu lo sai se entra il trattore se fai rimane? Ma perché? A vanno con gli... Sì, nanine, e che lo si aspettano una poco, fanno venire in tracità. Che la stai bella, ella. Sì, sì, e mo che ne sanno? E tu, ora una cosa scimmanata. Tu ci sei giunta a parlare con il prete, per fare la messa. Oh, sì, no, zizi, io ci sono giunta, tutto a posto. E ce l'hai giurito che mamma e papà non sanno niente. Babbo, che gli credono se lo manco ricordano. Quindi? E come passo tempo, pare che è mo fu che si sposè. E già sono passate 25 anni. Sono grossa. Zizi, voi mi avvisate pure a Rita vostra. Che non si facesse scappare niente e ci ricevete che noi stiamo a fare una sorpresa, ti capi? Non te ne carica, non ti preoccupare. Che c'è? Ma è successo qualcosa? Che stai dando? Niente, zi Toto. Niente. Stiamo a parlare della festa che mi fa mamma e papà per 25 anni di matrimonio, ah, ti capi? Ah, la Ma ve raccomando, non mi facete scappare niente, che voi siete un po' con carapie. Oh, senti che stai, chi dice niente? E ho sentito che improvvisate facciamo. E ma sa che per qua ne è tanta, si può Dio? Festeggiamo pure una da cosa! Che è andato, zi Toto? Ha patito nella curta della pensione! Oh, zi Toto, ma voi che state a dire? Ma come che sto a dire? Zi Toto, e voi che ne sapete? Ma come che ne saccio? E stava pure qua quando è arrivata la lettera e gli avvocato suo, quindi che sta... Che un cazzo che sta a spicciare la carta di casetta, sì, l'avvocato suo, hai capito? E me l'hai detto. Sì, sì. Oddio, questa sì che fosse una bella sorpresa. Ah, così a finisse ne andate a dire dopo mi eri avvocato. E tu, ma perché tu lo sapevi che padre tu stai a fare la pensione? Sì, tanto. Mi pare a voi che io sono figlio e non lo sapete. Io. Sì, tanto, ma perché a voi non ve l'avevo detto? Sì, sì, perché dopo non lo sapevi. Oh, tremendo zio Totone, po'. Ma pare a voi che stasera Angiolina, a me a Rosaria non ce lo riceve. A noi ci dice tutto. Si capisce. Si capisce che l'Angiolina la cosa la dice solo a voi. Voi siete la sora. Un fratello marito che non sa niente. E va buoni, zio Totò. Che poi noi ci siamo tutte cose. Noi mo siamo rimasti solo noi tre suore, ti capi? E noi siamo rimasti solo in Austino. Sono noi due, però a me frate non me l'ha ritto, e ho bello che mi ha raccomandato pure che non legge già nessuno. Cacco di fatti, solamente io non lo so. Mamma, mamma, ti do. Mamma, io sono cascì che stai già per un bottone. Okay. E a d'ostaggi? Oh, sono cascì a Domaria. E che ha fatto? Oh, così, ma non sta rendendo. Allora, ma tu rendi un giorno proprio. Ma. Che sei? Stava lì, noi solo perdendo tempo. Non puoi sparare niente. Prima la giù comandata, ma ti ha portato se c'era l'errore. Che io tengo sto braccio ritto che mi fa male due o tre giorni. Oh, e come? L'hai sentito tu? E come che non fa male il braccio? Zizi? E che ne sa, c'è niente. Tengo un dottore che mi piglia il cavo, Goppa sta spalla. Ma tutto il braccio. Il cavo, tutto. Sì, ma avete fatto vedere da un medico? Sì, sì, che la moce va da un medico, che da là? Sì. Quella civa, che non manca mai lo che fa. E tu mo di nani la rostogella, cavi, fatti aiutare. E come la giuritta? Che le quando la comanda a fare qualcosa per me, fa lo stesso. Pensa solo a andare lì a oggi per dare tempo con il compagno. Ma che stanno facendo? Mamma, ma perché io prima ti giuritto che non ti volevo aiutare? Che mi sa via, così ce l'avrò a mani, non ci voglio sci. E ma voglio scuorno. Oh, senti che ste. Nino, ma perché ha portato se c'è l'errore lo scuorno? Tu devi venire a scuorno solo quando fai la malazione. Sì. E i tempi nostri, ne abbiamo fatto fatica a innanzare gli animali. Ah, sera, uomini e femmine, ci hanno di una cucina e un tamma. C'è una piglia a scuorno. Sì, Totò, ma chi gli erano nati i tempi? Venite a prendere con questo che erano nati i tempi. Non è arrivata mai. Chi gli ha arnati tempo? E che ho fatto? Aiutami se poteva Maria. E che ho fatto? Che si sei giovane oggi? Che ho fatto? Per carità, sì, questi ma non sono fatti i miei. Ma se stanina fosse una figlia mia,
Ci non è sta vischia se mi faccio un musso. E allora meno male che non so figlia a voi. Provate in un dentro. Sì, fatta sì. Zitto, non rispondo, scostuma. Si do non ha radare. Subito mettono la pezza. E tu pardoine, va. Sto un caspettare Ninuccia. Non mi so aggrappare. Che vedrai tutti quanti appuntamento qua. Austin. Buonasera, papà. Buonasera. Buonasera. Ma Nicolino mio non stai a casa con voi. Uli, fa sta con me. Che io state subito se ne giù. Chi gli è nato? Oh, voleva far fare solo per zio. Ma un momento ma assoluto! A chi gli ho? Cacca giorni e chissù, se non già fa la mamma qua, c'ha la faccina rotta e osso. Austi, io ho già portato l'Aurora, l'ha già piovata là fuori, che in Giulina qua non c'è steva. Va bene. Che legge da Dominicuccio per fare i pavotti, Papà, ma che dai ti da te? Che c'è ben a cogliere prima? Che la brutta zia che non le ha sapere? Cioè, rimane in matinambresa, mi raccomando, rimane in matinambresa. Allora mo ce lo dico pure a marito, che avviso Mast, che rimane a fatica non ci va. Mamma, io sto un gasci. A dove? Una compagnella. Sto viaggiando a Maria, ma mamma non sta qua. Mamma, ma non ci sta. E giù da fare un servizio, Nino, perché? Perché quella lo sapeva che aveva sci. Lo sapeva essa, ma noi oggi non si esce, ci sta che fa. Che c'è stato? Se mi apparna i punti! Oh, c'è io! E c'è già io, perché sa ci guarda i porci? Ma io ho paura, posso con tutta la struta pulita! Dov'è il cagnolo? Che Mamma, mamma, andà a stallare i porci, non mi ci ha fatto mai trasì! Ninni, ma mamma, ti ha mancato poter sulla fa signorinella, cara! Sì, sì! Sì, Dodò, ma quale signorinella? I mogi la vanno con che panni? E giù fanno pure le lava per terra. Ma che sono cose che fa tu? Tu mo ti sei fatta russella. Mamma, da mo da questa avuta torcia. E quello che dico io sembra pure a questa. Ti pareva che non mi mettivi in mezzo pure a me? Ma perché io non ti aiuto? E voglia. Quando tu comandi a fare qualcosa, sono 5 fuciamenti che è quello che fai. Ma tu lo faccio. E allora non parla. Zitto, non rispondo, linguacciuta. Ma se no mi faccio spugliare pure a te. Ma che c'è? Che va sentita là fuori? Che sta succedendo? Figli da cavi! Che è successo? Papà è tu che mi già spugliato già portato a fare le porci. A chi gli ha te? Fenuto? E ci faccio tutte cose. E ci pure lavati i panni, se ne sono spanne. E allora vai a spanne, dammi. Vai a spanne e poi ci va. Va. Vieni con me, ya. Va. Vai, va con questa. Vieni spagnata. E mo a guardare i porci chi ce va? A guardare i porci ce va chi? E tu affidi da sparare sempre, sa? Porici che questo non ha ragione. E tu mi dici sempre mia, tu so? Se no tu senti schiattare, capisci? A tizza sempre tu! E a tizza, quella è la cosa. La verità fa male a tutti quanti, capisci? Che ne so bagliolo, ma non mai pensare ai porci! Ni pensano! Però a fottere se gli si stanno fottendo! Si fottono a tante e si fottono pure le figlie, ma... Ma con questo che c'hai? Oh, niente, che c'ho di origine, niente! Ma credevi? Ah! Io vado a guardare i porci! Aspetta, Angiolino, mo devi anche a dare una mano lì! L'hai sentita, moglie? Che la mo secondo te con chi ce l'aveva? Ce l'aveva con me! Non è Totò, ma come che ce l'aveva con te? Che ella ce l'aveva con i vicini di casa, sì. Ce l'aveva proprio con i vicini di casa. Allora? Che lei era una botta assestata. Sì. Ce l'aveva con i vicini di casa. Che rice, già stipano mai apro ora. Poi quando gli hanno che i porti gli arrusto, e vorrei come si fottono. Se ne vengono con frisca all'anima i morti vostri. Va boia, diciamo che ce l'aveva chi vicino di casa, mamma pace. Papà, ma te ne si incapita ne viene una pacca di porco? Perché, chi ha po'? Avevo un suocero mio. E perché, si affredda qua non ce la porrò? Guarda, come se ne viene. Veramente, che io ti affredda, sono cresciuto sulla mente paese. E perché zia Ninella non è stata buona. E con me? Mo a quando non c'ha la porra zia Alfredo, ah perché è porco, allora il porco mio è buono, non è troppo rasso. E beh, che mo veressa a dosi e di accattà, perché mo so io che non ci voglio rare. Bravo.
Hai visto? No, no, corretto! Non ti metto che sono scappato di culo! Come sono scappato di culo? Sono scappato di culo! Sono scappato di culo! Vieni, vieni, vieni! Testa! Testa! Vieni qua, Cicco! Testa! Mi porti la corretto! Mi sta macchigliando! La mamma si sveglia che ti faccio mica stare la mia porta! Ma chi cazzo mi fa fare un infarto? Babbo. Aspetta, aspetta. Sta trasi, madonna. Ma di quando volte te già che quando trasi renda a stall a porto la lenta di non trasi. Ma io che ne saccio quando sono asciugato? Io gli ho gruccato buoni. Sapere che la rana non l'ho gruccata a buono. Che esso? E sempre per fare le cose presso io. Meno male, che solo tu lo fai a conge, che non lo so. Allora, allora li hai trasuti, hai fatto tutto. Ti pare che così non stiamo qua. No, perché mi chiesto papà ora, Si sono chiusa la rendo. Allora qua uno tutto capi niente. Veramente, se tu dovete avuto più paura qui che noi. Ma senti questa, quando mai? Io avevo già afferrato lo coscio tra muovo tutto quanto. Ma quale paura? Io ci sono cresciuto, mi sei porci. E ci vorrei i porci. E perché non sei cresciuto pure tu? E sono rimasto capo a voi, che la trombava tutta quanta. Chi? Si tu dove lui trombava? Oh, niente. Oh, sì. Ma chi trombava trombava, i porci stanno in basta. Oh, mamma, io mamma ne va. Ci vorremmo rimanere in mattina. Papà, che coglioni. Mo mi raccomando, si Andrea vai alle 6:30, mi raccomando Oh, perché la che loro non ci sapeva? Tu l'hai andai. Ah, perché che veri? Lui e quando lui? Chi gli è venuto non lo faceva mì, perché loro gli mi ha preparato già il primo viaggio. Sì, via, sì, ci siamo a mezzanotte, mo ci siamo manco a corto, dai! Mamma, io me la vago, via a me non mi aspettate. Io vengo più tardi, che accompagno uno in scuola e poi vengo, ti capi? Mo me la vago, buonasera! Buonasera, 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 Vieni qui, c'hai tu quella volta da Ra. Oui. Però hai tu che c'eri batti i circi. E le invogliamo che si è da ingrussato. Lo so, c'è che se lo sapeva pure io. Ma io volevo sapere se è isso che mi ha portato qua o è già per io come me le già pigliato. Ma se la faccio da pure. Mo da porta fino rendo pure a te. Rimani mattino, vai in tre a cui trattore. Lo facciamo buttare per la padretta, c'è la carregata e ce la portiamo. Che c'è? Va bene. Uagliolo si ritirà. E mi pare che gli ho già visto i passamo che mi ha buttato i porci rendi. Mo va cabaria. Oh, chi gli è cogliù? Ah, è sta venia. Maronna mia. Gennarini. Vieni un poco qua sta lettera che l'ha mandata, che gli postire a mamma, te l'ha fatta firmare. Ma ha fatto firmare, ya. Chi è l'avvocato di Caserta? No. E glielo fa finire la legge, manneggio! Yeah. Ma che fosse una buona notizia, va, amen! L'avvocato qua, vicino nostro! Un vicino qua! L'avvocato mandato! L'avvocato mandato! Ma allora è per me! Cittadino, è per noi! Papà! A me! Mo l'ha voluta con frate, mi volesse cominciare con me! E lì è gigazzo, faccio vedere per che stiamo aspettando! Allora! Al signor Agostino Valle, oggetto di fida. Io sottoscritto avvocato Arturo Mandara, nato a Calvi Resort. Premesso che il signor Agostino Valle alleva più suini in locali costruiti a confine con la mia proprietà.
Considerato che detti animali, a causa della loro materia, nonché delle particolari e poco igieniche modalità di allevamento praticate dal signor Agostino Valle, producono olezzo maleodorante, oltre i limiti della normale tollerabilità. Tanto premesso e considerato, il sottoscritto, avvocato Arturo Mandara, intima e diffida, pertanto il signor Agostino Valle, a provvedere allo spostamento dei predetti animali, il luogo più consono al loro allevamento. Pertanto, inibisce ulteriore continuazione dell'allevamento, ivi esistente, di suini o qualsivoglia altro animale che possa produrre cattivi odori. In assenza di riscontro, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, sarò costretto, mio malgrado, ad adire le competenti autorità giudiziarie e non. Avvocato Arturo Mandara. Ma Marone, che fa tra 15 giorni? Sì, tu dato, fammi capire cosa, che io... Non ho capito niente. Che mi fanno da 15 giorni? Mamma, e me la vai porci a giorni. Che fa? Sì, ma la vai porci a giorni. E non Luigi, perché? Dice che puzzano. Che oh, fa? I porci miei puzzano. Madonna. Tu! Che gli schifuso? Che gli sto puzza? Il mio porco! Adorassisso come adorano i porci miei! Ma vedi si può essere, si può essere. Ma tu credi che avevi fenute? Che stai già andando in fama, per far capire a te. Che gli moce ne fa pagare la stemma che gli mi ha naufrati tu. E capito? Ma ricordo, ma ricordo. Perché che facette? Si ah, perché tu non lo sai. Lo sanno tutti quanti, lo sanno. E che hai fatto? Si dato? E che se stessa a corto, che una brusta a stemma ci hanno pure a esso. Non mi fanno carra qua, non mi cazzo. Oh. Ma si dato, ma se vuoi sapere che facesto a sta avvocato? Ma te lo dicerà isso qui? Tato, contacello! Sì, tato, contate mille, ah! Non se lo scordano, eh! Guarda se me lo conti! Ma tu lo conti, ah! Niente, chi su zio tu? Quando era più giovane, faceva fatica, passava per dritto. Poi torna agli urti dell'avvocato. La prima, un muro, non ci stia la fenza. Noi ora non si scordare attacca a uca. Che sto zio tu si trovava a passare, che non chi sa come si chiamano. I schiaffa un cazzo e muzzico proprio un copo. Ciao, e già lì ci tengo ancora un segno. Dai. Proprio qua. E capi? Gli avevamo portato da un mierico. Ma un mierico, quando sapete che gli aveva muzzicato un cane e l'avvocato, siccome che io ci stia a storto l'avvocato, convincente a zio dei ruti non si ha. Si invocava proprio. Ma gli avvocati che gli sono avvocati? E quando ero in do tribunale, zio, tu loco per detta la causa. E allora senza ci aspettare tempo, quando si facette innanzi al giudice, in mezzo alla sala, così, quando si addenunciava un terra, fissava un crucifisso a reto al giudice, aggiungette le mani e dicette, come ci sti Totò? Signore mio, se è vero che esiste una giustizia terrena, fa cagisto per la manzogna che ha detto, non possa mettere pera per terra per ciuena dei 15 giorni. Oh. Yes, oh. Non te lo scordo. Oh, e Cioguglietto! In piena! Cioguglietto! Ni pochi giorni dopo, manca a farla apposta. Quando l'avvocato via giù, si trovava c'era un tribunale Santa Maria, gli ha per attraversare la strada, ma quando passa una macchina, su schiaffa sotto, stocca tutto e due le cosce. Tutte e due ce le stoccava, tutte e due. Ah! E capi? La verità sa per tenere nero cristiano. Oh, senti che le? E perché non mi avrei tenere nero? Sì, però chi gli là era chi gli urna non ha potuto camminare giù. Oh, stato meglio a così. Fatto sta. Che era chi gli urna, nessuno giù è passato per andare a casa di zio. Nessuno? No, nessuno giù. Pure quando muretto l'avvocato via giù. Che anno fa? Quando facevano le segue, non passavano.
sa per non sa tu zio tu, se ne hai rubato coppa. Facevano come pigliata risi. Stufato. Ah, Stufata, gente un conto ancora. Ma vuoi capire? Va per nominato. Sa con miceri, Cristian. Tua donna ha muzzicato. È bravo zio tu, lui. E non lo faceva così bravo. No. Perché si sono i vicini. E ti avessi male ai porci perché i porci puzzano. Ma se sto pomorendo la pasta la devo togliere. Ci ho preso che il bassista che la stalluccia che ti dà gli orti suo. Che ci sta a fare vincere Gesù c'è zoccola. A capurare gli altri nostri. E non abbiamo messo trappole e tagliole là. Ma mo basta Moce, ma come sono spasseriato proprio? Moce, vado pure io all'avvocato. E vorremmo. E no, ci vado pure io all'avvocato. Fai buono. Ah, quando ci faccio. Quando ci faccio buono. Sì, ne voglio spendere gli altri soldi per l'avvocato. Senti che. Giulio, io spendiamo per tanta cazzo, io voglio spendere pure per questo. Ma sa soddisfazione, lo vai, i porci non già voglio no. Dai buono. Papà, aspettammo un po', che a noi parlo con la figlia, conosco. No, parla con la figlia, che la figlia scuda a te. Mamma, ma io la figlia conosco buono. Ma sì, tu Gennari, ma secondo te un padre scuda la figlia? Oh. Giulì, se gli ascolta, o se no tua donna, mozzo con c***o. Te faccio vedere che è proprio come pensavo io. E sì, niente preoccupa, faccio vedere che il dottore gli dà qualcosa, il mal di stomaco gli passa subito. Ah, non siete, mia figlia non tiene il male di stomaco, tiene le nausee. Ma sa mangiato qualcosa che gli ha fatto male? Non siete, lo so io che sa mangiato tua nipote. Sta figlia però ci fa sta sempre con l'attenzione. Ci sta essa con l'attenzione. Pare che figlia essa. Ah, non si è di. Va a dire a Rosaria che portasse una bacinella con l'acqua e un asciugamano pulito. Che la signorina, mo che ha finito, si deve lavare le mani, va. Ma
ma gli faccio portare pure la saponetta. E come ti pare, non si è di? La facciamo lavare senza il sapone. Va buona. Mamma, pensateci voi, che qua, se come penso io, e chi ce lo dice a vostro figlio? E poi la pace in questa casa ce la possiamo scordare. Mamma, sono 2 mesi che non gli vengono le cose. Secondo voi, moia, che poi? Oh, Gesù mio, non ci voglio nemmeno pensare. Quello il padre è capace di ucciderla. Un uomo d'onore come a lui, tutto casa, lavoro e chiesa. Ma pare, mamma. No, no, per carità. E poi quella mia figlia non tiene manco il fidanzato. E come dicevo io, signori. Mi dispiace per voi, ma è proprio così. E sono già 3 mesi. Gesù mio. E mo chi ce lo dice a mio marito? Signori, ma voi ne siete proprio sicuri? Certo. E ve l'ha detto con chi è stata? Con chi è stata, signor? È stata col fidanzato. Col fidanzato? Ma se quella ha sempre detto che il fidanzato non ce l'ha. L'ha detto a voi. A me ha detto che con questo ragazzo ci sta da 2 anni. Ah! E noi non ci siamo mai accorti di niente. Non vi siete mai accorti di niente? E ve l'ha detto chi è? Questo no, non me l'ha detto. 2 anni. Così sembra. Signori, per carità, non facciamo capire queste due qua. Quelle stanno arrivando. Signori, l'acqua, lavatevi le mani. Lavatevi le mani. Qua c'è pure il sapone. Signor, come sta? Dottore, sta meglio, sì. Sì, sì, sta meglio, sta meglio. Non vi preoccupate. Quella quando non si sente bene mi fa stare col pensiero. Oh, è nata voi. Non ci state col pensiero. Ci sta essa col pensiero. Signori, asciugatevi le mani. Grazie. Serve altro, signora Leonò? No, Rosa. Puoi pure andare, va. Non serve niente più, va. Allora con permesso io me ne vado. Signori. La faccio sta a letto oppure? No, e perché? Lei sta bene, perché deve stare a letto? Mo le scrivo solo quello che si deve prendere. Signora Eleonora, di questa una compressa la mattina e di questi 3 cucchiai la sera prima di andare a letto. Fino a quando? Fate riprendere per una decina di giorni. Poi alla fine della settimana che viene passo io a controllarla. Mo me ne vado, ma se qualcosa non ve ne fate, chiamatemi. Tanto voi il numero di telefono lo sapete. Grazie tante. Mo che vi devo dire? No, niente. Signori, mo ditemi, quant'è? Oh, niente, per carità. Come niente? Aspettate. Oh, niente, signora Eleonora, non vi preoccupate. Niente, ci mancherebbe altro. Vabbè, mo che vi devo dire? Niente, non mi dovete dire niente, ripeto, se vi dovesse servire, chiamatemi, non ci sono problemi. Va bene. Spero di non servire più, ma se qualcosa, chiamatemi, statevi senza pensieri. Vabbè. Signori, vi raccomando solo di non parlare con nessuno.
Quello mio marito non sa ancora niente. È meglio se ce lo dico io, certo, che se lo viene a sapere dalla gente, vi va? Per carità, signore, mi faccio i fatti miei. Ma voi però, ditelo subito all'avvocato. Quello il paese è piccolo e queste cose non si sa come, ma subito si vengono a sapere. E poi quello un altro poco si comincia già a vedere. Oh, Madonna Santa! E chi ce lo dice a mio marito, signori? Quello è capace di cacciarla fuori. Ma come la caccia fuori? Certo, ci può rimanere un po' male. Ma poi vedrete che l'avvocato sarà pure contento di avere un bel nipotino. Forse il cielo, signori. Ma quello, mio marito, conosco bene solo io. E quando si infuria, è capace di chissà che cosa. Ma uno scandalo così, in casa mia, chi lo sa? Dottore, se servono i pinoli, io ce l'ho certi che mi fa prendere il mio dottore per il mal di stomaco. No, no, quelli prendeteveli voi che vi fanno bene. Ma io mo ve li vado a prendere così vedete se sono buoni. Ah, no, no, non si agisce. La dottoressa ha detto che non gli servono. Hai capito? Ho capito. Signori, abbiate pazienza. Quella mia cognata è convinta che la nipote tiene il male di stomaco. E certe cose è meglio non fargliele capire. Non vi preoccupate, signor, ci vuole pazienza. Io mo pure a Rosaria, non gli faccio capire niente. Quello che sappiamo, e lo tengo solo per me, e voi pure alla ragazza, ditele di non dire ancora niente, neanche alle amiche. Le amiche, signori, quella veramente di amiche non è tante. Se la fa solo con la cugina, che mo sta in vacanza da noi, brava, la figlia di Ermelini. Quando siete venuta voi qua, io per non farla stare presente, l'ho mandata a fare un poco di spesa e a prendere dei panni in lavanderia. Ma mo che viene, avviso pure a lei, acqua in bocca con tutti. Non siate, e capì? Acqua in bocca. Ho capito, gli diamo acqua e limone. Acqua e limone e basta, e va bene. E mo che si ritira tuo fratello, assolutamente non deve sapere che la signorina è stata qua. Vabbè. Non fate preoccupare l'avvocato per senza niente, signorina Annunziata. Io qui non ci sono stata, e vostra nipote sta bene, avete capito? Ho capito, gli diamo acqua e limone. Sì, sì, va bene, diamo solo quella. Signorina Annunziata, io vi saluto, Aspettate, dottore, non vi muovete un altro poco, quello mo viene mio fratello, è contento se vi trova qua. Non si agisce! Quello che ti abbiamo detto, abbiamo raccomandato la trapa al lupo. Che volete fare, signori, mo v'accompagno. Non si adì, mentre accompagno la signorina, vamma a chiamare un po' a Rosaria, va. Sempre dice. Signori, mo vi faccio sapere io qualcosa fra qualche giorno. Sì. Io mo cerco di scorgere qualcosa di più da mia figlia. Ma voi non insistete tanto. Quello ormai, quel che è fatto è fatto. Lo so. La ragazza ormai è abbastanza preoccupata. Solo lei sta preoccupata. Così. Ma va pare che io posso stare tranquilla, né signori. Ma tu vedi che ci stava stipato in da casa mia. Quando sapete di sapere tutto di una figlia, per la fine non sapete un bel niente, signori. Ma mo voi credete che quella ce lo dite con chi sta? Oh, signor. Ma per adesso il primo problema per la ragazza è quello di affrontare questo nuovo stato di cose. Poi vedrete che vi dirà tutto. Ma voi ci pensate? Voi va a sapere chi è il padre della creatura. Signor, quella vostra figlia non ve l'ha detto, ma sarà stato senz'altro il fidanzato. Poi di? Speriamo che così fosse e che fosse un giovane della sua portata. E c'è quello il padre tanto che ci dice. Speriamo che sia così. Se no, che ci volete fare? Basta che i giovani si vogliono bene. Voi dite. Andiamo, speriamo. Signora. Prego, signori. Rosa! Eccomi, sono andata a accompagnare la signorina che se n'è andata. Ma mi avete fatto chiamare? Ascolta, Rosa, io non lo so se tu l'hai capito, ma
Ma mo che viene mio marito, non deve sapere assolutamente che la signorina è stata qua. Oh, non dubitate, sicuro. Per carità. Io mo pure Annunziatina, non gli faccio capire niente. Hai capito? Noi all'avvocato, così gli dobbiamo dire che quello era il dottore. Hai capito, Rosa? Non per sapere i fatti vostri, ma è successo qualcosa. Rosa, che è successo? È successo che per il momento non posso parlare. Mia figlia non sta tanto bene. Oh, e questo mi dispiace, signore. Quella Liliana è tanto una brava ragazza. È tanto buona. Rosa, quella per essere tanto buona, mi sa. Ma è meglio pensarsi, ah. Signor, ma la cuginetta Giuliana lo sa che qui c'è stata... Non sa niente, Rosa. Ma mo che viene, cerco di scorgere qualcosa pure da lei. Signor, io comunque non dico niente, non vi preoccupate. E fai bene, Rosa. No. Rosa, tuo figlio qua, figlio. Forse ti sta cercando. E tu come che stai qua? Come si trasù? Che io purtroppo stai aperto. Tu scostumata, stai trasetti. Zaveri suona? Ma io ci suono! Ma che suonato che non abbiamo sentito niente? Signora, già dice pazienza, chi si fa sempre sta figura? E che figura, Rosa? Quello sa che qua ci sta la mamma. È vero che ci sta la mamma, ma la mamma sta affaticata. Ma io ci suono! Ma stati zitto, buciardo, che non è vero che suona! Mo che io a casa ti faccio vedere. Signora, ma come mai il portone stava aperto? E forse me lo so dimenticato aperto io quando ho accompagnato la signorina. Babbo, comunque questo non c'entra. Isto se d'ambarà che quando va a casa è un cristiano e da su un'ana. Mamma, ma io so uno dice si può essere a giocare a pallone. No signore, ci sei stata ieri a giocare a pallone. Mo sai che fate? Ne a casa e ti affa la lezione. Io già me l'ho fatto. Voleste proprio vedere come te l'hai fatto. Cammina, va a tenne, esci. E rapo mi ci fai? E ci tu va a tenne. Allora ci va. Cammina, va a tenne. E mo che a me ragazzi ti faccio vedere. No, a se non mi ci fai, io non me ne vado. Oh, ma questo che faccia il cuorno che te, ah? Ma tu pensi a stare a casa tu? Mo che sta a ratire la patio, che già fa guarna buono buono. E ci faccio io? Che gli ci vanno tutti i compagni miei! A me i compagni tuoi non me ne importa! Hai sti facci gli! Se va con i compagni faccela andare, va! Oh signora mia! Voi si sta messo sulla ieri sera come si arriterà? Cine e terra, la capa e i piedi! Sono ragazzi! Chi si potrà rendere all'erba quando va a giocare a pallone? I panni, gli è già pigliati e gli è gettati, che l'allerva non se leva. Ah, no, no. Io mi metto i panni vici. Te gitto che te ne hai. Roppo mi ci fai. E gitto che aspetta a me. Io mi vado a pigliare i panni. Oh, oh. Te gitto che aspetta a me. Mamma, ora 50 lire. Voglio accattare la busta di patate. I soldi spicci non li tengo, ma sono la busta di patate. Aspetta. No, no, signor. Ha già dice pazienza, lo sa, ma quelli sono ragazzi, sono fatti tutti così, ma lascialo stare. Tega, un minuto, Sono 100 lire. Vatta a comprare le patatine, va. Va, va. Mo che chiama a casa, ti già fanno rotte ossa. Ma che lei sa, mi ha voluto là. Ma tu ti hai pigliati però. E che fa? Io me ne vado. Manco ringrazio. Grazie signor. Prego, prego, va. Oh, maronna mia, maronna. Signor, aggiateci pazienza, ma io non so, chi mi fa fare solo figura. La figura, Rosa, che figura. Sono ragazzi. Oh. Ascolta, Rosa, tu sei qua, hai finito, te ne puoi pure andare. Signor, veramente stavo finendo di spolverare lo studio dell'avvocato, ma appena ho finito me ne vado. E finisci e vai, va. Va bene, con permesso. Zia. Zia, sono tornata. Vengo, Giuliana. Sono andata di là.
a vedere se a Liliana gli serve qualcosa. Zia, ma Liliana come si sente? Giulia, come si sente? Giulia, ma tu hai capito perché tua cugina non si sente bene? Diciamo di sì. Allora a te già t'aveva detto qualcosa? Non proprio, però... Giulia, e t'aveva parlato pure del fidanzato? Zia, me lo chiedete a me. Io quello che so non lo posso dire, cioè, chiedetelo a lei. E come? Quella ha sempre detto che il fidanzato non ce l'ha. Zia, diciamo di sì, non lo so. E diciamo di sì. Giulia, io è quello che voglio sapere. Ma tu hai capito che tua cugina aspetta un figlio? Zia, senti, io non lo so. Quello che so di Liliana non te lo posso dire. Parlate con lei. Non sai niente? No. Liliana sta ancora di là. Io gli ho fatto a quelli nuovi. Dammela qua. E ce la porto. Zia, vengo con te. Ma che è? Oggi pare che stanno tutti la luna storta, cai. E ci fatta quel limone. Già ho avuto manco piacere. Buonasera, non siete? Buonasera. Tu sei tornato. Ma qua non ci sta nessuno. E che ne sa, ci stanno tutta là. Ci sente buono, io ci fatta quel limone e ce l'hanno portato. Perché? Chi è che non si sente bene? Dici che c'ha un mal di stomaco là, che ne so, quello è venuto curato la dottoressa. Ma poco fa se ne chiude, La dottoressa? Venuto curato la dottoressa. E non saluti manco lo zio qua. Ciao zio. Ma Giulia, non ti senti bene? Ma che è successo? Ma io che ne saccio. Che la prima si non a parlare a capo, pare che io ci capiti che erano incinta, buoni. Non zio, ma tu che dici? Quella così pare che ci sono tutti, che Giuliano aspettano figli. Non zia, tu non lo devi dire neanche per scherzo. Hai visto che l'hai fatta scappare? Ma che lei chiesto? Poco fa che si deve parlare con moglie da cari. E così giù capito. Artur, tu sei tornata? Mo sono arrivato. Che faccio? Ti scaldi il pranzo? Ma che sono queste facce? Che faccio, Artù? Ma Giuliana chi ha avuto che stava piangendo? Com'è che se n'è andata? Io mo che te già di, Artù. Ma questa qua che sta dicendo? Ah, perché? Che t'ha detto? Quello ho sentito dire che era incinta, ma chi? Giuliana, chi? Giuliana. Quella tua sorella qua, quando capisci? Se capisci, che lo so sempre che non capisci niente. Hai capito? E capisci tutto tu, là, chi? Ma quella ha detto che è venuto il dottore. Allora perché è venuto? Artù, è venuto per tua figlia Liliana. E perché Liliana? Non si è sentita bene? E diciamo che non si è sentita bene. E com'è che non si è sentita bene? E com'è, Artù? E com'è che non si è sentita bene?
Senti, ma perché ripeti sempre quello che dico io? Mo come si sente? Artù, cosa che faccio? Te la chiamo e te lo faccio dire da lei come si sente. Sia, sia. Questa è la vita di oggi. Uno si ritira da lavoro con tanti pensieri per la testa. Arriva a casa. E invece di riposare, se ne aggiungo degli altri. Poi dicono, l'avvocato Mandara non dorme neanche la notte. Mamma, ma ti sembra che la notte possa dormire? Quella mia figlia, quando dice che sta male, mi dà sempre qualche grattacapo, mi dà. Ciao papà. Che? Lilia, che? Non ti senti bene? Ma quella non è che non si sente proprio bene. C'ha un po' di mal di stomaco e di nausea. Che hai mangiato? Qualche cosa che non hai digerito, Artù, ma che si ha mangiato? Sono 3 giorni che non assaggia niente. A malapena una tazza di latte con i biscotti. E ci credo che c'ha mal di stomaco. Quello sta digiuno da 3 giorni. Sta digiuna. Liliana mia, tu non devi fare così a papà. Lo vedi? Poi stai male tu e ci fai stare col pensiero pure noi. Ci stai. E la dottoressa che ha detto? È debolezza, eh? È debolezza. Artù, ma poi ci sta il nostro vicino che vuole parlare. Il vicino chi? Agostino? No, come si chiama là? Il vecchio, la donna. Ah. Ma c'è entrato. Ma è venuto per lo studio o per altre cose? Io che ne so, quello ha detto che ti deve parlare urgentemente. Ma tu gliel'hai detto che oggi non riceva lo studio? Ah. Me l'ha detto così, che se non ci stavi tu potevo parlare pure con tua moglie. Con me? Allora non sono cose dello studio. Faccio venire qua. Fallo entrare, quello se no da là non se ne va. Non lo faccio venire qua. Fallo venire, non si di. Qua. Mo ci mancava pure il vicino. Mamma, ma chi è? È Agostino. È zito Tonno, il fratello di Agostino. Quello se non è venuto per lo studio, quello sarà venuto certamente per la lettera che gli ho mandato al fratello. Ma perché? Già gliel'hai spedito? 5 giorni che gli ho fatto la raccomandata. Ah, allora faccia parlare nello studio, va. No. È meglio se lo faccio venire qua. Mo se ne va. Così me lo libero subito. No. Quello se lo porto di là, si siede. E vuole sapere tutto per filo e per segno. Ma io con la lettera l'ho mandata al fratello, che c'entra lui? Io con lui non voglio averci proprio niente a che fare. Innanzitutto buonasera. 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 Buonasera, Tito. Buonasera, Nini. Avvocato, gli voleva sapere un poco che ti ha scritto da quella lettera che ti ha mandato a Fratimo. Signor Andò, quello che c'era scritto nella lettera si capiva bene. Avvocato, sono alfabeto, intanto hai già capito. Fratimo, manco me l'ha saputo spiegare buono. E perché se sono venuto da voi? Non me lo fa spiegare a voce. Io ho capito solo 15 giorni, non 15 giorni. Avvocato, che mi ha fatto da 15 giorni? Signor Andò, voi avete capito bene. Avete capito molto bene. Se entro 15 giorni vostro fratello non fa quanto gli ho scritto, io proseguirò. Avvocato, come state a dire voi, teniamo solo innanzi 15 giorni per lavare i porci, e a così. Esattamente. Perché i porci nostri puzzano. Esattamente. I maiali di vostro fratello puzzano. Beh. Avete capito molto. Se entro 15 giorni vostro fratello non fa quanto gli ho scritto, io proseguirò. Avvocato, come state a dire voi, teniamo solo innanzi 15 giorni per lavare i porci, e a così. Esattamente. Perché i porci nostri puzzano. Esattamente. Vostro fratello puzzano. Avvocato, ma se chi gli può venire la pasta la devo togliere.
Signor Antonio, vostro fratello la stalla la può lavare quante volte vuole. Ma poi che c'entrate voi? Io la lettera l'ho indirizzata a vostro fratello. Comunque quelli sono animali che a ridosso di abitazioni civili non ci possono stare. Avvocato, i porci sono pure i miei e sono porci civili. Invece di avere voi come tutti quelli suce che la zoccola che tenete da quella stalluccia che accoppano tutto agli atto nostro e la già mi mette ma c'è tagliola E rivolgetevi pure voi ad un avvocato, che vi devo dire? Oh, sentite, ci rivolgiamo ad un avvocato per farlo vai su c'è la zoccola. Noi non andiamo a nessuna parte, avvocato. E fate come volete. Sappiate però che se entro 15 giorni non fate quello che vi ho scritto, io andrò avanti. Oh, avvocato, che vi già ricevete annazzi che venga presto, gli ammannazzi. Avvocato, un segno sta ancora a cavoli. Poi ci chiede donna Mozzicocane. Buonasera, arrivederci. Buonasera. Papà, ma lasciali stare! Ma quelle le stalle stanno in fondo all'orto! Non che fastidio ti danno! Oh, fastidio no, gli devono togliere! Quelli... va bene! Quelli si pensano che le cose il segno, fa vedere il segno! Quello il cane se lo doveva mangiare! Papà, ma queste cose ormai sono passate! Ma c'è bisogno di avere ancora questi rancori! Non ti agitare! È passato. Sì, sì, è passato. Ma si può sapere che ti sei? Questo si sente, Artù. Ma la dottoressa che ha detto? Artù, ma secondo te che può essere? Tu mi pare curioso, io che ne so. Ma tu ti sei dimenticato quando queste cose venivano pure a me? A te? E che c'entra a te? C'entra Artù, c'entra. A me queste cose per cosa mi venivano? Eleonò, noi ci mettiamo a fare gli indovinelli. E poi, che io mi ricordi, a te queste cose ti venivano quando eri incinta di lei. Appunto Artù. Che significa appunto? Che significa? Lilia, parla tu. Parla tu. Perché? Che ci sta da dire? Perché? Che è che state tanto... Vieni qua. Vieni qua. Se ho detto vieni qua. Artù, se proprio non l'hai capito, tua figlia qua è incinta. Incinta? Incinta, Artù. Mia figlia è incinta. Ormai è successo. Che ci vuoi fare? È successo! E che queste cose succedono così? Mia figlia è incinta, è successo! Mia figlia è incinta! Avvocato, tua figlia è incinta! E che sei? Ma chi è il fidanzato? Io che ne so, Artù. Io voglio sapere. Io veramente non lo so nemmeno se tua figlia il fidanzato ce l'ha o non ce l'ha. Pure! Non c'è neanche il fidanzato! Non lo so! Ti ho detto che non lo so! Tu mi dici che? Volete sapere chi è stato? Lo tiene il fidanzato! Lo tiene! Ma sei discesa! Ma chi? Non siete! La cuginetta lo tiene il fidanzato! Ma noi non stiamo parlando di Giuliano! Non siete! Stiamo parlando di mia figlia, è mia figlia che è incinta. Liliana! Liliana! Figlio ma! E si può sapere con chi è stato? Oh, e si può sapere? Io che ne so, Artù, non lo so. Io non lo so nemmeno se ce l'hai fidanzato. Lo volete sapere che è il padre? Ecco. Ma questa è la lettera che ho mandato al vicino, che c'entra? C'entra papà, c'entra. Come c'entra? È il figlio. Chi? Gennarì, il figlio di Agostino.
E brava zito tonno, ha muzzicato una tua fotocana. Sapendo come lo zio Arturo, non si può dire che l'ha presa tanta male, non è vero? Io l'ho visto molto più preoccupato per la tua salute che per tutto quello che ti è successo. Giulia, quello mio padre molte cose a me non le dice. Sicuramente quello che pensa davvero se lo sta tenendo dentro. Va bene, Liliana, magari ha visto anche tua madre molto preoccupata e per questo reagisce così. A parte questo... Io l'altra sera, mentre stavo andando a dormire, li ho sentiti parlare nella loro stanza da letto. E proprio di questo stavano parlando. Papà non si faceva capace. Io l'ho sentito che diceva, ha fatto quel che ha fatto e va bene, ma caspita, l'è giù da fare proprio col figlio del vicino. E con questi poi, rozzi e zoticoni, che ci stiamo bisticciati da una vita. E poi sentivo mamma che diceva, va bene, ma può darsi che il figlio sarà diverso. Loro e invece papà diverso no, è sempre figlio a questo e nipote di quell'altro. Zio Totonno, hai capito? Ma stanno ancora litigati con lo zio Totonno? No, papà con lui dopo quello che successe non volle più averci niente a che fare. E che mo, manca a farla apposta, aveva mandato una lettera al padre di Gennaro per fargli togliere i maiali che tiene nell'orto, che sta proprio a fianco a quello nostro. A me invece, stavo in cucina ieri a preparare il caffè, la zia Leonora mi ha chiesto se avevo fatto sapere qualcosa ai miei. Liliana, ormai, visto che tutti quanti lo sanno, io li ho informati. Hai fatto bene. Però, io quello che ho capito parlando con la zia Leonora è che tuo padre è più preoccupato per come farai a continuare gli studi che per tutto il resto. Liliana, lo sai quello quanto ci tiene? Giulia, ci tiene lui, ma ci tengo pure io. Come cambiano le cose? Cambiano. Pensa tu, mo ci si mette tutto insieme. Combinare il matrimonio e tra loro poi, chissà, portare avanti un figlio, la casa, lo studio, il lavoro. Mamma mia, Giulia. Io comincio a sentirmi vecchia. Non ti preoccupare. No. Non ti preoccupare. Uè, signorinelle, voi qua state. Ciao, Rosaria. Ciao. E io mo te devo chiamare.
Rosaria, o zia Rosaria? Lilia, io a te t'ho cresciuta. Come mi vuoi chiamare? Sempre Rosaria. Che mo so la zia di Gennarino, non c'entra niente. Rosaria, ma la zia Leonora è di là? Ma io non l'ho vista proprio. Ma deve venire la signorina? Sì, sì, la stiamo aspettando. Ah, a me me l'ha detto Gennarino stamattina. Ma è tu che vai purista, è vero? Sì, sì, lui. Ah. Io e me già gliel'ho presentato, è venuto questa mattina. Gli abbiamo un po' spiegato tutto. Abbiamo. Quello mi ha fatto parlare solo a me. Oh, onde ne fa, Lilia? Chi gli è scurnuto? Chi gli l'ana? A così fa? Ma chi gli fa? Secondo me c'aveva stanno pure l'avvocato. Che io non dice niente. Ma te l'ha detto? Si è parlato anche ai suoi familiari? Oh sì, sì. Come? Che io quando a me mi dice tutto cosa. E che io quando è chiuso a parlare con Sorma e Cainà, mi dice già avuto accompagnato. E la me si è fatta accompagnare. Io sono la zia più giovane. Che io mi devo con la Sora, mi dice tutto. Yeah. Sono le 4, vieni in cucina, e quando due me ne te ne vieni a mangiare. Zia, più tardi, mo stiamo aspettando la dottoressa. Ma perché? Manco ti senti bene? No, zia, mi deve venire a controllare, capito? Deve venire la la levatrice. Ah. La signorina, hai capito? Io ho capito, mica sono scemo. E deve venire la levatrice. Questa mi fa preoccupare. Si dimentica che è incinta. Oggi sa quante volte l'ho vista salire le scale, 3 o 4 volte. Oh, zia, ma quando mai? Io oggi non sono mai scesa. Zia, ti sarei confusa. Hai visto me e pensavi che era lei. Lilia, mo le mele cotte le porto, se no si raffreddano, poi te le vieni a mangiare di là, hai capito? Va bene. La zia ci tratta sempre come se fossimo bambine. Liliana, parla per te. Sta nipote qua se l'è proprio dimenticata, lascia stare. Oh. Giulia, ma se capisci, tu stai fuori. È logico che la lana con Liliana è tutta nata cosa. Ma poi non è vero, quando non ci stai parla sempre di te. Vabbè, io è vero, è vero. Lo sa. Che? Tu a noi lo puoi dire. A parte te che lo sappiamo, come l'hanno presa questa cosa i genitori di Gennarino? Oh, te già c'è la verità, Lilia, ma perché ci stavi presente? Però, un padre, n'era aperto proprio bocca. Sorma, ha fatto vereno poco, ma giusto per far vereno al suo marito che diceva qualcosa. Ma Gennarino, alla fine non gli hanno detto niente. Gli altri parenti, e la sora di Gennarino specialmente, quando sono rimasto contenta che da nasce suo nipotino, cose pazze. E invece lo zio Totonno che ha detto? Lo zio Totonno? E perché chi gliene ha raccontato lo zio Totonno? Lilia, ascolta, ma è una cosa passata a manà. Ma i tuoi, quando hanno intenzione di venire a, casa di Cainà? Oh, e perché dobbiamo andare noi da loro? Oh, si capisce. A casa sua, mica sticca. Ma perché, Rosaria? Esistono usanze anche in questi casi? E certo! Quando succedono queste cose, so chi era la famiglia, era la femmina che ne è a casa gli uomini. Ma che usanze stupide! E ci stanno! Prego, signori, accomodatevi. Grazie. Prego. Buonasera. Lilia, buonasera. La signorina qua, buonasera. Ti è venuta a controllare. Come andiamo, Lilia? Dottore, con quelle medicine che mi avete dato, molto meglio. Meno male. Quella veramente la volta scorsa stava molto più in ansia. Stava preoccupata per come l'avesse presa il padre. Ma, come vi dicevo, l'ha presa proprio bene, Lilia? Sì, sì, meno male. Mi sta facendo un sacco di attenzioni. Fa piacere. La sta pure incoraggiando, e molto. Addirittura. E ogni tanto pure lui gli mette la manina sulla pancia. È vero, è vero. Quello l'altro giorno si è ritirato. Non ha trovato né la signora Liliana, né la signorina Liliana, né la signora Leonora.
Mi ha fatto un sacco di domande. E dove stanno? E che è successo? Tu si pensava che era successo qualcosa a Lilia. E che gli deve succedere? Diccelo a papà che stai bene. E anche il nipotino sta bene. Quello pure per questo si preoccupa. Aspetta, non vi preoccupate proprio. È meglio. Oh, Angu, quella nata rosa. Buonasera. Siete venuti a controllare un'altra volta Lilia? La voglio controllare, per 10 giorni che non la visito. Quella questa non mi ascolta. Non vuole mangiare, non vuole mangiare. Ah, essa non l'ascolta. Lilia, mole me lei mi ha fatto un'altra volta di là, le metto nel. Io me la controllo prima e poi ce le facciamo mangiare, non vi preoccupate. State. Le porto di là, capito? Portale in cucina, va. Lilia, andiamo di là, su. Andiamo. Prego, signori, prego. Rosaria. Ma non doveva venire anche Gennarino? Doveva venire. Mo sai che faccio? Mo scendo, ma che avresti sta a venire. Vai, vai, io aspetto qua. Va se buona. Qualcosa Giulia, vamma a chiamare Rosaria, va. Zia, Rosaria. Si sta venendo Gennarino. Ma serve l'acqua per far lavare la signorina, va, va. Allora ci vado io a preparare, non ti preoccupare. Brava, vado abbi io. Pazienza, va. Fai presto, hai capito? C'è nessuno? È permesso? Signora Leonora? Signora Leonora? Ehi, Gennarino, ciao, tu Giulia. Qua stai? Sì. Quelle stanno di là. Io sono andata a preparare l'acqua perché serve alla signorina. Ah, ho capito, ho capito. Ma tu, a tua zia Rosaria, non l'hai vista? Sì, sì, mo torna pure lei, stava arrivando un attimo a casa, mo torna pure lei. Aspetta qua, che io vado di là a preparare l'acqua, hai capito? Ora ti vedi arrivare lo zio. Ciao, Giulia. Ciao. Ciao, ciao. Ah, vado a portare l'acqua. A portare l'acqua. Buonasera, signore Nunziati. Buonasera, Gennari. Tu stai tu su? Stanno di là con la dottoressa. Sta visitando Liliana. Mi pensavo che già avevano fatto. Stanno ancora di là. Ho cotto 2 mele a Liliana. Per... Voleva da portare nel forno. Se no si raffredda. Si raffredda. Ti conviene. Buonasera, avvocato. Buonasera, Gennarino. Buonasera, buonasera. Stanno di là? Ci sta la dottoressa a visita, sì, stanno di là. Lo so che ci sta pure la dottoressa. Io perciò... un po' prima. E da lavoro, avvocato? Vengo dal tribunale. Tutti i giorni le stesse cose. È faticata, avvocato? Diciamo che si lavora sempre. Perché la mattina si va al tribunale che ci stanno le udienze. Al pomeriggio si torna a casa. Giusto il tempo di mangiare qualche cosa e cominciano gli appuntamenti allo studio. È certamente così, una vita sacrificata. Oddio, è sacrificata, però diciamo che in compenso... In compenso ritorno ce l'ha, ecco. Sia un ritorno di gratificazione personale e sia un ritorno economico. E a voi poi è un lavoro che vi piace, vero? Ah sì, sì, è un lavoro che mi piace. Questa poi è una professione che ci stiamo tramandando di generazione in generazione. Perché mio nonno era avvocato, mio padre era avvocato e io sono avvocato. E abbiamo lavorato tutti qua, Stessa stanza, stessi mobili. Ho capito. Mo le cose sono cambiate. Io figli maschi non ne ho. E chissà. Anche se, a dire la verità, ho sempre pensato che Liliana potesse... Potesse fare l'avvocato. O perlomeno a me così ha sempre fatto capire. E tuttora sembra intenzionata a portare a termine gli studi.
Gennari, questa a me fa senz'altro piacere. Ma adesso con un figlio che può fare più? Perché, avvocato, se vorrà avrà tutto il mio appoggio. Io poi del resto neanche io li voglio lasciare. Questo è l'augurio che vi faccio a tutte e due. Se no diciamo... Se no diciamo che... Buonasera. 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 Tu già sei tornato? Buonasera. Gennari, sei venuto pure tu, eh? Sì, sì. Eleonora, tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Deve solo stare più calma. La ragazza vedo che si agita un po' troppo. Troppo ansiosa. Dottore, quello è così di carattere proprio. Comunque, per il resto è tutto a posto, non ci sono problemi. La cura che sta facendo va abbastanza bene, eh? Mo le aggiungo solo qualche cosa per farla stare più tranquilla. Questo certamente non le farà male. Signora Eleonora, di questo una la mattina e di questo uno solo nell'eventualità. Solo se si dovesse sentire troppo agitata, eh? Artù, la signorina qua gli ha fatto proprio una bella visita. Io lo so, lo so. La dottoressa è quello che è, ya. Non esageriamo, avvocato. No, no, per carità, quella è la verità. Io ora vi saluto, che devo proprio scappare, che prima di andare in ospedale devo passare a fare ancora un'altra visita. Ancora, signori? Sì, non si finisce mai. Ah, Liliana sta ancora di là. Vuoi si fa raffreddare un'altra volta le mele? Dottore, ne volete una pure voi? La prossima volta, a modo un poco di fretta, fatele mangiare a Liliana. Portale in cucina, va. Voi ce le faccio venire a mangiare là, cammi. Allora io vi saluto. Arrivederci, eh? Dottore, arrivederci, avvocato. Signori, no, non vi preoccupate di niente. Vabbè, ya, ho capito. Poi passiamo noi di là. Arrivederci, signore. Prego, prego. Artù, tu vuoi venire a mangiare qualcosa? Sì, grazie. Gennari, vuoi venire? No, no, grazie signor, non vi preoccupate. Come vuoi, grazie, con grazie. Permesso. Tutto a posto, ciao, hai visto? Ha detto che... Così ha detto. Ha detto pure che devi stare solo tranquilla, però. E com'è facile parlare. Com'è facile parlare. Vieni, siediti. Lilia, un po' alla volta, tutto si sistema, non ti preoccupare. Dici? Dico, e perché ne avessi stato così? Gennà, ma tu hai due già, gliel'hai detto? Sì, sì, mi fece accompagnare da mia zia Rosaria. Quello veramente qualcosa già me l'ha detto lei. Però mi diceva pure che in casi come questo sono i genitori della donna che devono andare a parlare a casa di quelli dell'uomo. Lilia, c'ha così sa uso. E ce lo vedi tu? Mio padre che viene lui solo a parlare a casa di tuo padre. Perché? C'è sta qualcosa di strano. No, ma tu non lo conosci, quello è troppo orgoglioso. Lilia, in questi casi l'orgoglio resta a casa. Gennà, ma tu ci pensi a quante cose dobbiamo ancora decidere? Ma te l'ho detto, non ti preoccupare, un po' alla volta tutto si sistema. Il matrimonio, il bambino... La casa, lo studio, il lavoro. Lilia, il bambino, per me il bambino è la prima cosa e per questo sto già cercando un lavoro. Gennari, ma io dicevo per il mio di lavoro. Vabbè, ma per il tuo ci sta tempo, non ti preoccupare. Gennari, lo senti? Gennari, ma secondo te un maschio o una femmina? Chiunque sarà, a me non me ne importa proprio. L'importante è che nasca sano e che stia bene. Sai, Gennà, l'altro giorno stavo sul letto, pensavo, chissà a chi somiglierà. L'importante non è a chi somiglia, l'importante è che stia bene il bambino. Hai ragione. E come lo chiameremo, Gennari? Secondo te? No, perché se è maschio, quello mio padre già ci si è messo col pensiero. Arturo! Arturo, perché? E deve pure fare l'avvocato. Oh, Gennari, ma perché? No, così, stavo pensando tra me e me. È come fosse...
pom e fuoco. A te, Ninu, rammo 5 spada. Mi dispiace, rammo 4 coppa. E te pareva? Carmine, rammo 2 bastone. Niente da fa, bella mia. Tu invece rammo 2 coppa, 2 spada e 2 renari. L'anima tua, io vi accoppiate con te. Tu invece rammo 2 bastone. No, no. Rammo tutte e tre e due, Carmino. Come si bella. Ma dici quali sono? U due renari, u due spade e u due coppe. Sì. E voi, ti do, ratemi u due bastoni. Beh. Famiglia del due. Ha fatto. Sempre a te, Carmino. Rammo 5 spada. Ah, cazzi, per... Spiacendo, ma non lo tengo. E allora chi utene sto 5 spada? Allora. Rammo chi utene sto 5 spada? Si dato, rammo 5 spada. Non vale, si dato, Nicolino gli ha fatto segno. Ma quale segno non neve? Fatti tu. Nicolì, te lo va a rete a noi. E facendo pucciuca pure a me. Nicolì, ma si intana va... Fammi vedere come me la raia, fammi vedere. Oh, fammi un uomo a dirgli, ma vieni, ne verrà a casa. Bello, ma se uno ce l'ha veramente, che io subito corro a tua mamma. E facciamo. Non pago ora, pure sta. Ma se non c'ha niente. Ma giù, volevo continuare. Io, si da to, mi darò 5 spada. Perché tu 5 spada? E te pure una vega per gli assi e bastoni. Non c'è che la peste, mamma. Ma se non vai a casa, basta che da figlio ti faccio vedere! Mantieni! Qui c***o! Qui sta, faccio le cose! E perché non finisci? Vieni! A così ti parla fuoco cristiano! Davvero, sempre con me! Guarda che sono ciupiccolo! Oh, diavolo, causate il bastone, sono piccolo! È stato sempre tristo! Che io là! Solo così la poteva finire! Se non lo spissi, non mai finisce! Meniglio! Continuiamo a giocare, io! Io già mi ha fatto una famiglia di due. Sì, ma non vale, perché zito donna è tu le carte di Nicolino zito donna. Ma che c'entra? Io due li ho già cercati primo. Oh, ehi, con che giochi? Le carte non le tengo ciò, cane. Me le metto tutte quante. Accomodami, Rucapia. Se
Sempre perché la capembra le Nicolino, proprio che aveva fatto una famiglia. Radmo le carte, alla mi scuro, una davo da cartiera. Ma che ne fai? Non perdi niente. No, però radmo un tempo, cu cazzo. Oh, ma. Come sto sbucacciata. Tu gli c'è un galluto. Sì. E me non bruciate, capi? Ma se ne è giù. Un inniglio. Ha cominciato voi, zitato? E già cominciai? Madonna mia, stiamo a cominciare qua! E ya, mia, andiamo bene, mia. Zitato, che volete? Ya, vedete come muovo. Ya, mo zitato, non mi dica, zitto a mocca, mannaggia! E cazzo, facetemi pensare un poco! Oh, madonna! E che pensate a fare? Tanto qui non ha famiglia, non ha facendo manco quello corto! A busca e porta a casa! Tieni da questo. Come sono aggraziato. Ma fai? Parla proprio. Io volevo sapere, a studino mio, che va fatto? Che ca? Ogni volta non facete venire a niente. Chi è che gli ha tirato un bastone in capo? Nini, chi è stato? Mi dava freddo, si da donna mi ha tirato un bastone in capo. Si da donna? Mi sei da dire che cosa vuoi mettere mia zeva Giulia e gli? E tu? Oh, mamma ci metto pure io, ma che io Nicolino donna, finisce mai! E se posso addirci la carta e si donna mentre stiamo a giocare? Sì, ne è se ci serviva di tirare un bastone in capo che ne ha fatto venire a cercare! Ma quel bastone in capo che ci ha fatto solo la posta, i giudirà! I giudirà stanno veramente! Ma che io Nicolino tuo però manca finisce mai. Gli si può sta a fare la mossa. E poi si può sta girare torna a tavola. Ma dove si è fatto male? Fammi vedere. Vieni, vieni qua, faccio verena. A teata, che se l'è fatto prima quando hai sbattuto in fronte alla seggia. Che io là, zitto tonno, con un bastone ha fatto sulla mossa. Che mossa. Mosso no? Io mi voglio rigare tutti quanti, a stunino gli dà la sastana, che ca ognuno si piglia la pizzicata. E mamma, se sta storia si finisce. Tu ha figli, tu vuoi tenere pure la casa tua, capi? Ti do do, capi una prova contraria, che stai a casa dei nonni. E capi, cammina a me. E a te, Carmenù, direi la sastà, che risvegliato io non mi è già via, gli ha buttato i calci in culo. E tu? Ma che io sono mettato mio, se non ci vuole ti faccio giocare a pallone. E voi perché hai su nulla o fa giocare? Furni i compagni miei che non vogliono far giocare. E perché essi sono più belli? No, perché l'altra volta, questo compagno non li vuole ti far giocare. Non è vero, mamma. Tu dici sempre che non neve! Che gioco è poi? Pure a voi, signorine, a stuninno gli è da la sastà. Pare che con chi sto ci ha tenuto tutti quanti. Cammina me, amoce, come che chi sto può, vo fosse a que fosse. Falla posto, quindi! Ci ha preso la mamma per falla posto! Ma come ti sputtù, su? Maronna, non se ne dai c***a! Volemmo giocare! Oh, giocate voi a me, non me ne dai giù, ya? Non me ne dai giù. Me la zitto tu! Non me ne dai giù, me ne fate la so, sora, fa sempre così, la sembra ragionò figlio. E che ho fa, che io mo così, che chissà che gli aiuta a contare la mamma. A me? Lo sapete? A me la mamma non me ne importa più. A te, dovrei a me. Quando un figlio non finisce, io spesso e basta. Sì, poi la voglia a ciagno. Ah, voglio ciagno. Ma oggi ci riusciamo a fare una partita o no, queste carte? Ci riusciamo a fare? Ui? Te l'avevo ritto che è la cancio ste. Chi ha domanda due? Di nu, mamma da dove sta? Sì, zia, a me mi hai detto che Ivan Coppa era a fare 12 gol. E se di acciamma? E pa, ma... pure sta là. A me mi hai detto che Ivan era a fare 2 lene, poi è uscito a mia zia uno, che ne sa? Ma chi era mai a chi? Se di acciamma? Ma perché? Perché? Che c'è? E niente, non so cosa dove. Spicciate, va. E che gli ha già dice? E c'è così. Zia Rosaria, io ven che muove la mamma e il padre Liliano. Oh madonna. E la manicà. La manicà. Sì, tu dove state a fare mettere l'ansia, zitto. Allora, e la manicà. Sì, nene, io te lascio tu ricevo, che stanno a venire la mamma e il padre Liliano. L'avvocato e la moglie stanno a venire. E fratello Gennarino lo sa? Sì, non lo sa, perché gli muove era asciutto con Liliana, poi venne una piacca.
Babbo, vieni con me, tu. Ti faccio pure tu. Faccio pure tu, va. Allora, dammi le carte. Mille, facete le capi buone. Mo. Sì, sì, da Rosario, mo viene la casa sua. E a mamma Liliana, così gli ha ritto. E va buia. Ehi, mia, facete hambre. Buonasera. Ci vengo pure lui. Cammina. Domani. Che ma fanno? Voglio, ma che faccio qua? C'è una casa e me ne vago. No, no, zitto, no, non vanno incaricata. Lui il caso rimane ma lui. Ma perché voi non veniate? Ma come ce ne andiamo? Noi aspettiamo a stasera Angiolina che viene. Oh, e se voi non veniate, ma non mi vanno a fare. E come ce ne andiamo? Lasciamo stasera solo a parlare con Chiglia. Ma come me ne vago? Lascio sulla ostino mia a parlare con Chiglia. Ma abbiamo. Zitto, ma se Chiglia se non riesce che cosa non vanno più. Voi non potete buruina. Si stanno venendo a cosa ce ne amo, che mi ha fatto? E me, innanzitutto, me! Siamo un ma c'è ma fa uno e mi fa un mercato qua? Oh, e facciamo un mercato! Non cristianeccio, non cristiane me! Facciamo un mercato! Facciamo un mercato, ma se. Ma voi ragazzi c'è ma fa uno ciambres. Oh! Voglio, voi non potete purirsi, vi pare che stai bastando! Sì, sì, lasci stare, per piacere. Yeah, mettiamo un po' a posto, mo vedo. Sì, sì, vamma piano, ti masco, vai che non una pulizzata. Sta sempre a me, tu sai. Luce la casa. Ci fai buoni servizi, eh? Assai. Se la scavo, io non fa. Lo sa. Che non lo sa? La macca, la macca. Sì, no. Ma io, mamma mia. Non partite, voi partite solo di voi. Sì, sì, ne è, per piacere, va a posare sta scopa, va. Va. Facciamo le cose più necessarie, qua. La matura. Ui. Che c'è? C'è lo panzà che lo fa. Vabbè. Voglio, ma va a capire che cosa fa duraia. Fa durare un po'. Che è da durare? Io ci guardo un po' così se ne è asciuto, Mi cadrete. Faccio una tavola. Ma no, mettiamo a posto. Sì. Madonna, che ne può venire, ma ci troviamo un guaglio. Veramente, mo leggi mi sta a posto. Te le sei. Ci voglio fare una lavata per terra, capi? Ma come la lavata in terra? Che è arrivato, dove gli facciamo trattare? Andiamo un fu. Ah no, lì ci faccio un straccio stritto stritto. Ma quale stritto stritto? Che gli mo venno? Ma oh, voglio fare come fai, non partiamo tempi, che ce lo pensa che lo fa? Ia, spuzzate, ma cazzo! Ma che ti muovendo? Facetemi un po' calla, non mi faccio la vabbè! Che fa? Vieni qua, vieni qua, scopo! Guarda qua, ma... Brava! Ma chi stai matto? Tutto zitto! Non mi impressiona! Non pressiona! Per due cose, ia! Che mamma capita che cosa va a durare! Chissà, cavolo, non aiuto più, Buonia. Aspetta. Ma mette a casa, Ah, allora. Giuni. Che gecca, Sapis? Che è successo? Che hai fatto qua? E noi l'abbiamo fatto. Ma te la piglia con cainato tu lo qui. E come che hai lavato per te? E lo sai tu? Ci hai visto pulizzare e subito sei buttato in mezzo. Ma sembra, no? Certo gli hai detto che non veniva a mamma e mio padre Liliana, Chi gli stava a casa quando è giumannato a ciammare? Già, miseria, ma sentite che non veniva chi? Non ha voluto. Sì, ma isso che non fa? Lo sai tu? Ya! Ma non c'ho ragione io, che mi ha sempre con marito. Io non se ne giudo, perché ha capito che noi restiamo qua. Vada terno mio. Oh, Giulio, tu stai qua? Ma non hai trovato niente. Ce ne ha solamente un po' che... E buttiamo? Trasi, sta imballata, che gli mai la vanina. Trasi. Oh, posso trasi, come? Non puoi trasi che la casa dove? E che lo fa, ne? E che
che ho fatto? Ci potremmo muoio? Ah, sì, tu stavi lì? Ci potremmo muoio? Sì, ma se non volete che assurdo! Che ne sapevamo, Nucca? Ma Rosa! Rosa, ma che non ritu che venne un momo sta? Sì, mo venne! Momo? Chi di là voleva venire insieme a me? Io ho già cacciato una scusa che me l'aveva io, ha fatto un servizio. E ho detto che gli aspettavo una via a casa. Ma chi di mo venne? Mo' viene arrivato. E Gennarino mio lo sapeva! Era asciutto con Liliana, poi venivo una via a casa. Hai capito? Ma frate, mi stava lì? Sì, ragazzo, tato! Oh, tu non rispondi! Oh, che ci non chiamava io! Non rispondi! Oh, nonna mia! Mia, e questo che è? Giuri, ma tu tieni qualcosa per metterci in coppa a tavola? Sì, sì, qualcosa per bere? Rosa, che di che si bevono? E liquore niente. Ah, come? Fai a pigliare qualcosa di rosa? Ehi, mo che ne saccio? Oh, sì, tu giusto Nintendo Tella, senza cominciare la vaga a pigliare! Mi salvo sempre un problema! Aspettiamo, la vaga a pigliare! A così facciamo la zuppa e latte! Oh! Stato. Ma che ne so, gente di pastatelle! So gente di pastatelle, ma ci potevano avvisare pure un po' di tempo! Oh. Che sembra che cosa è meglio preparare! Oh, ce lo preparavi tu! E a buona casa! Ce lo preparavi tu! Quanta terra! Ho trovato sempre mezzo! Via! Statemi zitto! Vieni qua, sì, sì, pare che sei! Oh, prego, prego! Ma tu cosa, mamma? Prego, prego! Accomodati! Buonasera, buonasera! Buonasera, buonasera! Accomodati! Buonasera, buonasera! Buonasera, 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 buonasera signori, signor, buonasera! Accomodate, via, accomodate! Prego, signor, prego, sedetevi! Ma vostro marito non c'è in casa? Veramente avesse avuto già staccato. Ma che volete venire? Quella costina è data un po' alla sele, ma adesso viene subito. Sì. E Rosa, ya, mo mentre aspettiamo Agostino, piglia qualcosa. Piglia qualcosa, ya. Rosa, lascia stare. Qualcosa, tu lo sai che noi fuori pasta non mangiamo niente. Due caramelle, no, signor, due caramelle. Facciamo un caffè. No, no, per carità. No. Noi perfino prendiamo solo la cucina. E qualcosa di fresco da bere. Avvocato, volete tu creargli il vino? No, grazie. E chi gli ha sta via, gli è buono. No. Signorina, non c'è vino, una tazza di tè. No, no, dopo che viene Liliana ce la prendiamo. Che la signorina, era quando Liliana aspetta, non si piglia niente senza la nipote. Prima la nipote e poi questa. Sì, sempre prima Liliana. Che la ti ha presa a casa, signorina. Però già c'ha che la si sa fa pure bene. Ah, però anche per Liliana. Guai che gli tocca la zia vero, qua. Tale qua la nipote meglio. Che ho fatto? La metà tua. Che sta signorina, manco una ha voluto sapere mai gli uomini, eh? Ma che? Ha sempre voluto stare con il fratello qua. Con la sorella che sta fuori non c'è mai voluto andare. No, no. C'è andata pure qualche volta, ma quella non ci si trova. Quella vuole stare qua. Quella poi qua è nata, qua è vissuta. Qua è pasciuta. E poi con me quella si trova bene. Poi da quando Liliana aspetta, poi figuriamoci. Quella sta proprio contenta che deve nascere questo bambino. Tutti noi, pure noi. Veramente, ogni tanto inizia a fare. La culletta la mettiamo qua, e il passeggino poi lo mettiamo qua. Qua invece ci mettiamo l'armadietto. Diciamo che già si è organizzata a modo suo. A modo suo? A modo suo. E certo, a modo suo. Poi vedremo noi come è meglio sistemare le cose. Poi mia figlia, se non va tutto come dice lei... Si capisce, avvocato? È sempre la mamma che davvero come meglio da mettere le cose, no? Questo pure Poi a casa nostra problemi di spazio non ne abbiamo. Un sacco di stanze vuote, quindi... Giulì! Oh, Austin! Portami un paio di scarpe pulite! Che è questo? Sono cene a terra! Mariti tu!
Papà. È venuto marito, mi ha già da pagare insieme, perché pigliano pare scarpe pulite. Papà. Ha già da pagare insieme. Signor, ma i ragazzi hanno capito che dovevano venire qua? Lo sa, come ti pare? Quali sono usciti prima di noi? Hanno detto che poi ci raggiungevano qua. No, perché dico vorrei che non sbagliate a capire vanno a casa mia. No, 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 hanno capito bene, a casa di Gennarino. Ah, va bene, allora. Andiate pazienza. Vuoi dire che l'avvocato già sta qua? La capito. Capito. Ma Liliana perché non viene? Quello già mi fa preoccupare. No, non ti preoccupare. Oh, signori, non vi preoccupate. Mo li vedete venire. Oh, che ci vogliono? Tra, sia. Qua sta l'avvocato. Buonasera. Buonasera. Signorina, buonasera. Buonasera, buonasera, che buonasera. Da parlare. L'avvocato è venuto per parlare. Sienta, Usti. L'avvocato è venuto per vedere come meglio potremmo fare chi va giù, le capi? Che marito? Che mi fa? Che mi fa sposare? Cosa scappa? Questo oramai è assodato, come dire? Mio marito vuole dire, Agostì, ci dobbiamo organizzare un pochino. Sti ragazzi, come li vogliamo far sposare? Che sulle giù capi? No. Ma vorrei quello che mi fa. Come una gamba, come... Avvoca, a verità a me Gennarino mio già starebbe una fatichella. E se vuole su, signore, può essere che subito si mettesse pure a faticare. Signora Angelina, a dire la verità a me il ragazzo per il momento può anche aspettare con le lavori. Ah, prima o poi dovrà trovarlo, certo. Però c'è tempo. Al momento daranno una mano a me nello studio. E senza mancamento, a me il lavoro non manca. Poi mia figlia è figlia unica e quindi... Ah, hai capito? Ne è così. Ma pure. Hai tu l'avvocato. E poi mo, i vaglioli danno una mano a questo, nello studio. Giù capito, danno una mano all'avvocato. Ma se non ha scusa. Certo. Esattamente. Si devono sposare. Il bambino deve avere dei genitori sposati, come vi pare? No, è così. Voglio a voi come papà. Se ne ha sposato. E quando ciò ambre, che la panza Liliana, non dopo cosa comincia a fare. No, se ne ha sposato. La madre ci ha pure a Gennarina, Ti aiuto pure. Ehi, ma non è che stiamo a fare i conti senza un tavernato. Ma è tutto quello che stiamo a parlare. Gennarino lo sa. Agostì, sembra che noi venivamo qua a parlare con voi, senza che loro sapevano niente. Quelli loro già sanno tutto. Capito, signora mia, ma voglio dire io, è giusto che chi si sia sposato, ma è una regola che gli è m'accattato, che mi fa, addosso ne è naiega. Agostì, allora non hai capito queste cose, là già ne hanno parlato, là a casa sua, già hanno fatto tutto. Ne hanno parlato tra essi. Ne hanno parlato tra essi, ma qua Gennarino ancora non ci ha ritornato. Tu sai com'è Gennarino. E noi perciò siamo venuti qua. Quelli mo arrivano pure i ragazzi, non vi preoccupate. Signore, io vi giù capito. Ma mi avrei pure che gli ammaccattassi qua gli uomini. Addosso ne hai a casa, come mi fa insomma? Ah, voi di questo non vi dovete preoccupare. Io ho tante stanze libere a casa, vi pare che i ragazzi gli una casa nuova. È vero, l'avvocato non sei stanza vuota. Ma eccoci a noi. Buonasera. Sei già Liliana. Facete aspettare. Liliana. Gennari, noi mentre vi stavamo aspettando, già ci siamo detti qualcosa. Papà, tu e mamma che dite? Che marito, Gennari, se la cosa è fatta, e ma pure rimetto. Come vi pare? Ve da sposare e basta. Ma mamma, noi che ci siamo sposati, già te l'avevo ritto, no? Lo saci che me l'hai riferito. Mamma vi parisce pure un lato cosa. Chi sti stanno a dire che voi già parlate di tutto? A casa sua. Che papà, noi non abbiamo parlato con nessuno.
Gennari, e quello che ci va per un matrimonio, eccoci qua. Noi, io e mamma, non ce l'avamo mai avuto io. La manità non cupori, Gennari, tu lo meriti e te lo facemmo, hai capito? Io già ce l'ho detto ai ragazzi, che per quello che occorre ci sto qua io, non si devono preoccupare di nulla. A casa, una volta sistemati, gli daranno una mano la mamma e la zia. Così le vostre cose ve le potete fare con calma. Io il bambino me lo tengo io, per questo non vi dovete proprio preoccupare. Quella zia Nunziatina, cioè, lo sapete quanto ci tiene? Già si è messa a fare le magliette con la lana. Sono proprio curiosa di sapere se è una femmina. Zia, dobbiamo aspettare, quello si saprà solo quando nascerà. Io su qualche maglietta già gli ho scritto il nome. Sì, signori. Sì, sì. E che nome c'è scritto? Su una c'ho scritto Arturo, un'altra c'ho scritto Leonora. Brava signorina. Ci avete scritto pure avvocato? No. Ma che c'è? Cognata anticipa sempre le cose, è fatta così. A modo suo, eh? A modo suo. Ma poi pure se l'ha fatto, che ha fatto di male? Oh, poca niente, per carità, non ha fatto niente di male. Però a me mi pare a me che voi a Stunino un uomo già ci diede posto. Va bene, però a me se un bambino nasca maschio non gli vogliamo mettere il nome mio. Certamente, se da chiamà Arturo. Ma te ci trovi? Mettiamogli pure un cognome Mandara. Poi facciamo studiare l'avvocato e teniamo l'avvocato Arturo Mandara. Intanto lasciamo stare i vecchi rancori. Quel che nel passato c'è stato, c'è stato. Oggi nel bene e nel male, le due famiglie si trovano di fronte a nuovi casi. E la nascita di un nipote comune deve tenerci uniti e non altro. Io non sto dicendo che il bambino deve portare il mio nome e il cognome. Ma permettetemi, se avrà il vostro cognome, almeno il mio nome lo può portare. Se è vero poi, come si dice, metti un nome fa un cristiano, non è forse un onore per la creatura? Certo. No, avvocato, ma mi spiace. No, ma a me, se è femmina, se è da chiamare come a me, Angelina. E si Agostino, e si fa onore lo stesso. E a voi sembra la stessa cosa? Certo, avvocato, e come no? Sentite, marito mio, non ha avuto mai già cercunicciù. Mai. Ha sempre faticato onestamente. Sempre. Da casa non ci ha fatto mai mancare niente. Si è avuto qualche screzio, vi ha avuto solo con voi, come vicini di casa. Ma pure fatto che succedette a Cainato? Il cielo, un muzzico sta ancora a capo. Non mi posso fare, sta troppa gente. Sentite, per favore, io non sono venuto qua per cominciare un'altra volta. Ma manco noi. Manco noi, avvocato, manco noi. Scusate, chi si sono fatte rimi? Ma non mi pare un momento, mo ci mette a litigare perché quello che è successo 100 anni fa. E poi come mi ha messo un uomo creatura. Lascia andare, Rosa. Certe cose è meglio che si chiarisca prima. E va bene, ma ci stanno tante cose da decidere. Ma poi no. Vi sembra che io, ai ragazzi qua, dopo che gli ho messo a disposizione una casa, gli passo gli alimenti per andare avanti, non tengo neanche il diritto di decidere io il nome che dobbiamo mettere al bambino? Avvocato, per favore, non parliamo pure che hai diritto, basta. Gennari, ma voi già avete un posto d'accordo, Ma no, veramente, non abbiamo parlato con nessuno. No, signora Angelina, vi assicuro che di queste cose i miei non ne hanno parlato né con me né con Gennarino. Lilia, d'accordo, di questo non abbiamo parlato. Ma io queste cose le davo un po' per scontate. Ma perché? Neanche tu sei d'accordo? Oh, papà, ma che significa neanche tu sei d'accordo? Avvocato, io e Liliana abbiamo dato per certo che certe scelte toccava a noi farle. Per esempio, la casa dove andare a abitare, noi l'abbiamo già trovata. Per questo ci siamo messi anche d'accordo sul prezzo del fitto. E per il resto come fate? Mamma, facciamo come fanno tutti, in qualche modo andremo avanti. Non preoccupatevi,
il signore vede e provvede. Oh, Ma da solo pure bene, un riesco giusto da solo. Liliana, avete deciso così e vabbè. Però da me non vi aspettate più di tanto. Pensateci bene, Liliana. Ma vi pare di buttare via i soldi dell'affitto così, con tante stanze vuote che ci sono a casa nostra? Mamma, ci abbiamo pensato bene, ma questa è l'unica cosa giusta da fare. Io poi non ho capito che c'era poi di tanto grave se venivate a stare da noi. C'era, avvocato, c'era. Avvocato, ma noi a casa arriva gli uli, c'ho le mie liberamente. Come ci potete liberamente pure voi? Perché? E chi vi avrebbe detto niente? Oh, signora mia, ne è la stessa cosa. Dentro. Non è la stessa cosa. Eleonora, andiamocene. Io qua già ho capito dove si vuole andare a arrivare. È a voi, pensateci bene. Per qualunque cosa ci sto, il mio dovere di padre lo faccio comunque. Anche io, avvocato, lo faccio il mio dovere. Anche io lo faccio il mio dovere di padre. Non anche io. Vada così, andiamo. Scusate, avvocato, prima che veniamo, voleva sapere con chi gli porci là, che già fa? Gli è già lavato. E già ne sono cresciuto più agli uli, là, voi. Signora Agostì, il fatto che diventeremo parenti non vi autorizza a tenere i maiali ancora lì. Li dovete togliere. Vabbè. Avvocato, un fatto che mo ci apparentammo non significa che ci apparentammo pure con sto gettocola. E a così. Allora non andiamo, non c'è di via. Lilia, ti fai accompagnare da Gennarino dopo. Sì, buonasera. Sì. Buonasera. 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 Gli abbattaci le giurate. A che si arriva? L'avvocato c'è rimasto però. L'avvocato è rimasto. Tu avrei come ci sono rimasta. Lilia, sì. Ma tu rimani un po' a me. Quando questi si gli avevano trasudirendo, proprio chi si era visto, bella mia. Ma no, ma signora Angelina, quello forse mio padre si chiama. Non è bella mamma. Che gli ho battito pure sa fatti i conti senza tavernare. Tu sia isti per voi, pensate una compa, noi il decisione nostro non me l'abbiamo pigliato. Senti, Gennari, io una cosa sola te voglio dire, zì. Un uomo e una creatura sceglietegli prima, che c'ha come giù vista, l'avvocato gli interessa più un uomo che tutto riesce. Io per me non parlo più, per me possono fare isso, possono mettere un uomo che vuole. Austino, si è mascolo Austino. Austino con mamma te un uomo, come va pare? Donna ha ragione. Oh, sì, no! Con madre, un uomo!